passiamo adesso invece alla fase europea del premio e iniziamo con la Spagna. Il premio Energia Spagna ha avuto il patrocinio dell'ambasciata di Spagna in Italia, del governo spagnolo, ed è stato coordinato dallo scrittore Fernando Clemot, che appunto ci ha portato qui il vincitore, la vincitrice, scusate, spero di pronunciarlo giusto, Celia de Aldama Ordonez, con il racconto Mentiras Piadosa, Bugie Bianche. Quindi chiamo Fernando Clemot. E anche del racconto. Ti passo il microfono. Questo funziona, sì. Buonasera, brevemente, solo quería presentar pues, en este caso a la ganadora, Celia de Aldama, decir que este es el undécimo premio en España. Yo he estado ya 10 veces aquí. Luego tenemos, ella es la quinta ganadora, ha habido 5 ganadoras femeninas, 6 ganadores masculinos, de los que 3 o 4 se llamaban Alejandro, que es una cosa muy rara, porque no es un nombre muy común en España, Alejandro, pero bueno. Nos gustó mucho el relato de Celia, fue elegido entre 90 y tantos relatos. Bueno, felicitarlas, porque bueno, que hable ella, que es la ganadora, que ya estoy aquí muy listo. La traducción riassumo più che tradurre, diciamo che è l'undicesima edizione del premio in lingua spagnola, all'incirca metà anni fa, nelle precedenti edizioni, 5 autori. 5 autrici, e quindi lei, se non sbaglio, è la sesta autrice, benissimo. Come dato statistico poco rilevante, c'è quello che delle passate edizioni, 4 vincitori si chiamano Alejandro, che oltretutto non è un nome così comune. È stato selezionato il racconto della vincitrice tra un numero abbastanza. Sì? No. Un numero abbastanza alto. Di testi, e adesso penso che l'autrice dirà qualcosa. Grazie, si sente? Sì. Sono molto contenta di essere tipo la prima Celia che ha vinto il premio. Veramente molto breve e sono un po' emozionata di essere qui, siete in tanti. Allora, niente, semplicemente vorrei ringraziare gli organizzatori di questo bellissimo incontro, di aver reso possibile la possibilità di essere qui oggi, in questa città che è veramente accattivante. Vorrei ringraziare anche Fernando Tremont, perché è stato molto gentile, è stato molto generoso, anche Felice, Gaetano, non so tutti voi, veramente grazie. Grazie.